moon again. Buonasera, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buon qualsiasi momento. Stiate ascoltando la settima puntata dello season 2024. Scusate il disturbo. Ringraziamento a The Cutting Edge che ci sono insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata, insieme a me, Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Giorgio Punotto, Mattia Righetti e Alessandro Taraschi. Volevo informare voi, che amici che insieme a me tenete questo podcast, tutti quelli che ci ascoltano, che prossimamente troverete una raccolta firme sulla piattaforma change.org per abolire la riunione di redazione alle 5.30 almeno in off season. Io punto alle 5.000 firme, perché io arrivo cotto così, ragazzi, inizia troppo presto la giornata. Facciamo 5.40? Ma facciamo anche 8.20, Giorgio. Voglio dire, per trovare un articolo abbiamo dovuto fare un contratto centennale con la Prunotto Analytics per trovare un punto di discussione. Vi ho beccato nel momento di debolezza. Cioè, centennale, voglio dire, ragazzi, che devo dire? Avete così. Ma dalla settimana prossima. Scoppiettante. Io non ci sono la settimana prossima. Bravi, scoppiettate che io non ci sono. Sì, scoppiettate voi. Scoppiettante. Io ragazzi, come l'anno scorso, vado a seguire il draft dal vivo per Adol Magazine. Quindi ci sentiremo giovedì alle 8 ora mia, alle 2 ora vostra, e vi racconterò il draft dal vivo là dove sono tutti, e quindi insomma insieme a voi faremo questa avventura, come è stato l'anno scorso, voglio dire. Poi ci ho preso questa abitudine di andare negli Stati Uniti una volta l'anno nel giorno del draft, nella località del draft. Vabbè, iniziamo. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato dei ricevitori, l'evoluzione economica dei ricevitori, del loro stipendio, sia a livello generale che rispetto al salary cap. Questa sera invece vediamo, sempre grazie ai dati e numeri della Prunotto Analytics, nostro nuovo partner centennale, come ho detto prima, invece vediamo come sono mossi gli stipendi degli uomini dell'attacco e di quelli interni di linea di difesa, cioè non gli edge, o che vanno su un'altra, su altri livelli mediamente, ma sui cosiddetti interni, sui cosiddetti defensive tackle, i tre giocatori o due giocatori che giocano tra tackle e tackle, ecco, questo per capirci. E quindi, per introdurre l'argomento, non posso che dare la parola al gran visir di Touch Analytics, Giorgio Prunotto. Allora, se vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo durante il discorso per il ritiro, l'omaggio, te lo cerco io dopo, Anita, ad Aaron Donald, appunto, che abbiamo fatto qui, diciamo che ha fatto la fortuna delle guardie, perché oggettivamente con lui sono salite di livello di stipendio in maniera esponenziale. Ricordiamo, tanto per dire, che nel 2020 la guardia più pagata era Scherf con 15 milioni, nel 2024 Tooney con 27. Quindi sono quasi raddoppiati in 4 anni, e molto lo devono a Aaron Donald e ai suoi discepoli, che hanno iniziato a mettere pressione al quarterback anche dall'interno, più di quello che avevano fatto in passato. E allora abbiamo provato a analizzare un po' il positional spending in percentuale rispetto ai salari, come sempre, e i valori per entrambi abbiamo notato che sono, per i franchise tag, quindi quelli più pagati, ricordiamo i migliori 5, la media dei migliori 5 stipendi, varia tra il 7 e il 9% negli ultimi 10 anni, quindi è rimasto abbastanza costante, a differenza di quello che avevamo visto ad esempio con il wide receiver. Mentre se andiamo ad analizzare il trend medio del reparto, quindi non dei migliori ma in media di
tutto il reparto, troviamo dei risultati un po' differenti, perché mentre i defensive tackle sono effettivamente rimasti abbastanza stabili, 10 anni fa erano al 7%, negli ultimi 5 anni è variato solo tra l'8 e il 10, quindi tutto abbastanza piatto e in linea con la franchise tag, diverso è il discorso per gli offensive linemen, che hanno una maggiore incidenza, e che varia tra il 15 e il 19%. Tenete conto che ovviamente si parla di positional spending, quindi dei 5 giocatori di linea più teoricamente le riserve, mentre ovviamente incide di meno per quanto riguarda i defensive tackle, che mediamente sono 4 a roster o giù di lì. Però la differenza è che circa 10 anni fa erano l'11%, per cui è salita notevolmente. La cosa che più mi ha incuriosito è notare che le linee di tendenza dei due ruoli hanno lo stesso andamento, come se fosse una partita a scacchi con mossa e contromossa tra chi attacca e chi difende. E un altro dato che mi ha stupito molto è che invece nel 2024 si registrano i minimi in percentuale del positional spending in entrambi le categorie, che sono il 15% per gli offensive linemen e solo l'8% per i defensive tackle. Questo perché probabilmente ci si sta appoggiando di più ai rookie. Quindi stesso discorso, stanno venendo fuori dei giocatori molto buoni, molto pronti già dal college, e quindi per abbassare il mio salary cap, che in buona parte inizia a essere destinato sempre più per i quarterback, devo tagliare da qualche parte, e questo è uno dei punti. Velocemente, andando ad analizzare le singole squadre, sono i Panthers del 2023 che hanno speso oltre 100 milioni per OL e defensive tackle, quasi la metà del cap, e i risultati li conosciamo tutti, sono stati disastrosi. È impressionante, secondo me, questo dato, a dimostrazione che puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se li spendi male non tiri fuori un ragno al buco. Mentre per il 2024 saranno Lions e Texans ad avere più cap investito nell'OL, mentre Falcons e Steelers come defensive tackle. Ovvio che appunto in questi numeri giocano un fattore determinante i void years e la suddivisione negli anni dei contratti, perché qui si analizzavano solo il cap hit di quell'anno, quindi se uno lo spalmava su più anni anche inesistenti, ovvio che riesce a scendere in quella categoria. Ogni riferimento ai Philadelphia Eagles è naturalmente puramente casuale. Comunque, in estrema sintesi, è impressionante vedere proprio questa rincorsa di potenzi defensive tackle, benissimo, avrai la contromossa del pago di più le guardie e i centri proprio per far fronte a quel ruolo. Vado subito. Allora, hai detto una cosa che a me preoccupa molto, nel senso che facendo ovviamente la nostra analisi molto empirica, diminuisce tantissimo l'incidenza sul cap degli uomini di linea. E parlando di incidenza sul cap, parliamo, è ovvio che quella degli offensive linemen sarà superiore a quella dei defensive tackle, perché sono di più. Resta il fatto che la differenza, secondo me, è molto superiore a quello che dovrebbe essere. Mi spiego. Gli uomini di linea, tolti forse due in attacco, due e mezzo, il resto, ragazzi, ha stipendi, usiamo il termine, normali. Quindi non è che è dovuto al fatto che tanti uomini di linea prendono tanto, questa differenza. Secondo me è dovuto al fatto che in questo momento, tolto il caso Aaron Donald e forse altri due, l'uomo di linea è molto molto più pagato rispetto all'uomo di linea difesa. E questo perché, voglio dire, se spendo miliardi sul quarterback, da qualche parte devo mettere qualcosa a protezione di quell'investimento. Però quello su cui volevo andare non è tanto questo che mi ha preso lateralmente, è la diminuzione dell'investimento sulla linea. Tu hai detto, molto probabilmente perché tu usi un giocatore rookie che per 4 anni, forse 5 per quelli del primo giro, ti garantiscono un'incidenza bassa, ma un uomo di linea rookie è comunque sempre un uomo di linea rookie, seppur bravo.
E questo va un po' in controtendenza col fatto che investo del cucuzzaro in quarterback, cioè alla fine sembra davvero un gatto che si mangia la coda. Spendo tanto in QB, ma poi non ne ho per spendere tanto in chi quel QB dovrebbe proteggerlo. Ecco, questo potrebbe essere anche una chiave di discussione. Una media spannometrica ti dice che una linea è pagata mediamente, un uomo di linea attorno ai 7 milioni. Ovviamente stiamo andando con l'accetta e non col fioretto. Mentre il defensive tackle mediamente ne prende 10, a dimostrazione come, e sappiamo benissimo senza guardare neanche i numeri, che gli edge andiamo su cifre molto molto più elevate, e c'è una tendenza a spendere per mettere pressione al quarterback, perché si è visto che è la chiave per effettivamente essere efficaci in ogni fase difensiva, perché poi posso permettermi cornerback, safety magari un pochino meno forti, un pochino meno esperte, perché il quarterback tanto ha meno tempo per lanciare. Vabbè, ma dopo la NFL fa le regole per cui non si può placcare, e tutto torna in un circolo fantastico e meraviglioso che chiude il cerchio. No, è chiaro che io vivo l'esperienza di una squadra che al centro fa fatica a proteggere, e devo dire la verità, io due soldini fossi in quella squadra lì magari potrei anche pensare di investirli, soprattutto se non hai un quarterback particolarmente mobile. Cioè, per carità, è vero che si può risparmiare qualcosina, ma poi alla lunga lo paghi, quindi secondo me è un divario che penalizza le squadre con un certo tipo di gioco, senza contare che secondo me lì al centro torna buono avere dei giocatori che sanno cosa fare anche per correre, cosa che a volte si dimentica, però non è una cosa da poco riuscire ad aprire dei varchi in mezzo, e soprattutto quando conta, secondo me non farebbe neanche tanto male. Obiettivamente non è che ci siano neanche sti talentoni, Joe, nel senso che li contiamo davvero sulle punte delle dita i giocatori di cui ci ricordiamo, che sappiamo fare la differenza lì in mezzo. E io due soldi, se gestissi una squadra, li investirei per vedere, magari anche di valorizzare un quarterback non particolarmente eccelso e provare a farlo rendere di più garantendogli una pressione inferiore proprio dal mezzo. Sì, è sempre il discorso, Ale, che la somma fa il totale, no? Cioè, assolutamente. Cioè, nel senso, quei soldi da qualche parte devono arrivare, ecco. Cioè. No, ma infatti, ma a maggior ragione, cioè, se tu la costruisci, se provi a costruire, visto che non tutti abbiamo la fortuna di vedere giocare la nostra squadra Mahomes, se la devi costruire in modo equilibrato, io cercherei di equilibrare anche quelle cifre, cosa che invece nell'NFL di oggi, come ha ben evidenziato con le sue statistiche Joe, non è così diffusa. O diciamo, Houston, per capirci, l'anno scorso ha speso 60 milioni, quasi 61, per l'OL. È vero, Tansil ne mangiava tante, però fa capire che insomma ed era abbastanza equilibrata come spese, nel senso c'era Tansil, poi quattro medi di medio livello, e però arrivi già a delle cifre considerevoli. Ok, è già finito l'argomento, bella lì, mi piace queste cose veloci che vanno via rapide. E sì, sono curioso di vedere l'evoluzione adesso, Giorgio, dico la verità, perché ripeto, secondo me un attacco è vero che ha del quarterback il suo diamante, ma se non gli dai tempo di lavorare, o lo ha accennato prima Alessandro, anche il gioco di corsa sarà sempre meno importante, ma se non è il gioco di corsa, perché basta davvero mettere due defensive tackle che ti fermano al posto di chiuderti due buchi, te ne chiudono magari tre se non quattro e non ti muovi più. Quindi non lo so, io credo che io lo vedo come normale
che una squadra percentualmente spende di più per offensive line rispetto ai defensive tackle, ma lo dico facendo la percentuale anche tra i giocatori, parametrizzando gli 8-9 che sono in attacco con i 4-5 che sono in difesa, ecco, vuol dire, perché assolutamente è da lì che devi passare o che non devi far passare per poter svolgere, poter sviluppare un'azione. Però non lo so, ho visto i tuoi numeri e sono dubbioso. Giusto per dire qualcosa, intanto buonasera, se no il direttore non mi paga il gettone. Bravo. Di partecipazione. Io credo che le percezioni che comunque abbiamo siano un po' così drogate, falsate, insomma, diamoci l'aggettivo che vogliamo, da quello che è il settore comune, che è sempre stato il settore comune, dal quale per certi versi facciamo fatica un po' a liberarci anche noi che di football ne bastichiamo abbastanza, ed è il solito discorso, la linea d'attacco. La linea d'attacco non ti fa vincere le partite, cioè defensive tackle che porta pressione al quarterback distrugge, ti fa vincere, gli edge ti fanno vincere, cioè, ma una linea d'attacco ti fa vincere le partite, al massimo non te la fa perdere. E per cui c'è questa percezione che per cui tutto quello che vediamo inerente all'offensive line, a come sono pagati, alle evoluzioni che ci sono nel gioco e quant'altro, secondo me sconta un po' questa cosa un po' inconscia. La realtà è che, come avete già detto, il gioco è profondamente cambiato. Siamo in una NFL degli anni 20 in cui o hai un quarterback o non vai da nessuna parte. E avere un quarterback vuol dire averlo, metterlo in condizioni di giocare, metterlo in condizioni di durare nel campo e quindi proteggerlo. Io sono un fautore, come si ricorderà la famosa nottata di maggio del 2000, sono un fautore, ok, adesso prendete Tua e mettetegli davanti il muro di Berlino, cosa che i Dolphins non hanno fatto, ma tante altre circostanze non l'hanno fatto, ma è una variante del celeberrimo inizio di The Blind Side, quando si dice che ogni casalinga lo sa, la prima spesa è il mutuo, ma la seconda è l'assicurazione. Questa assicurazione, che all'inizio riguardava soltanto il lato cieco del quarterback, perché da lì arrivava le minacce, era quello che non vedeva, tutto il resto comunque i giocatori di difesa non erano attrezzati, poi si è spostato sui due lati e poi complice un signore con il numero 99 e tutti quelli che poi gli sono venuti dietro, si è spostata nel mezzo. E nel mezzo si sviluppa il gioco di corsa, che in questo momento uno direbbe importa il giusto, perché poi alla fine basta vedere quanto sono pagati, quanto contano i running back, importa il giusto. In realtà non è vero che importa il giusto, io e Giorgio siamo qui che aspettiamo frementi l'evoluzione della curva e succederà, e io e Giorgio sappiamo che succederà, non sappiamo ancora quando, non sappiamo se saremo qui a dire ve l'avevamo detto noi però succederà, e quella passa per una linea che funziona, che si muove perché è allenata bene, perché è comandata bene, perché è guidata bene, e chiunque abbia giocato a football e faccia un direttore sa che l'anima della linea è il centro. Ci vogliono delle guardie che spingono, l'atletico nel punto giusto, e tutta questa cosa qui un po' alla volta è venuta fuori. Fino a 3-4 anni fa, se non ti chiamavi Quentin Nelson, uno stipendio di un certo tipo da guardia te lo sognavi, cioè non c'era Santi, adesso si è capovolto tutto quanto. Sono curioso anch'io di vedere quale sarà l'evoluzione, riprendendo l'ultimo spunto, nel senso che siamo arrivati a un livello in cui adesso più o meno tutti i ruoli della linea sono pagati, e quindi, cioè, a questo punto dove si va? Si ricomincia a ripagare di più un ruolo, che ne so, il classico tackle di sinistra, e riparte il circo? Oppure ci sarà un'evoluzione
che sposterà gli equilibri. Secondo me la seconda, ci sarà un'evoluzione che sposterà gli equilibri, e secondo me questa evoluzione arriverà dal lato difensivo. Arriverà un nuovo Aaron Donald, tanto per semplificare, oppure arriverà un defensive coordinator o una squadra che si inventerà qualcosa di nuovo dal lato difensivo che costringerà a far variare anche gli equilibri della linea d'attacco, ad una nuova evoluzione del gioco, e lì a quel punto succederà qualcosa, si adegueranno gli stipendi, si adegueranno i giocatori lentamente, perché poi ci vuole un po' più tempo, e le cose cambieranno. Secondo me, sempre per rispondere alla provocazione, l'evoluzione arriverà dal lato difensivo, sarà stimolata dal lato difensivo. Sì, il discorso è... Vai, Ial. A me quello che sconvolge, e mi piace molto il discorso che ha fatto Mauro, è che ormai il time to throw del quarterback sta crollando. Cioè, già l'anno scorso, due anni fa ero abbastanza sconvolto, eravamo attorno ai 2.5, anche meno. E quest'anno si è scesi ancora. 2,3, cioè, mio uomo. Io dico, a un certo punto fisicamente il limite, cioè, ci deve essere, è come Usain Bolt, nel senso, arrivi a un certo punto non ce la fai più, cioè, lì c'è un discorso di evoluzione fisica dell'atleta, come c'è in tutte le specialità eccetera. Non lo so se i quarterback del futuro saranno degli automi che riusciranno a fare le cose in una cosa, però è un discorso che riguarda una piccola percentuale di atleti, cioè, perché adesso la gente corre, perché Bolt ha corso in 9,50, non è che tutti quanti fanno 9,50, perché tu lancia in 2,3, non è che tutti tirano 2,3 e tutti tireranno 2,3, però è possibile che si possa assistere anche ad un'evoluzione da quel lato. Ma ripeto, questa è un'evoluzione sul lato fisico dell'atleta che richiede anni e anni perché possa eventualmente realizzarsi, e non detto che succeda. Però c'è da dire questo anche, se io lancio in media dopo 2,3 secondi, quindi vuol dire che ne farò qualcuno da 3, ma anche qualcuno da 1,7, ho davvero bisogno di investire tanto in una linea che mi protegga sui passaggi? Tanto alla fine 2 secondi sono quelli che servono. Cioè, è quello un po' che hanno fatto i Bengals, nel senso che, cioè, a me servono 2 secondi, trovo 5 scalzacani, senza offesa per gli scalzacani, che mi permettono di arrivare a 2,5, 2,6, e poi dico al quarterback, oh, lancia. E Barrow si è messo in shotgun fisso. Barrow praticamente da quasi sempre, quando è in NFL, non gioca mai la play action, nonostante sia il ruolo più, cioè, l'azione più profittevole, e si mette in shotgun in modo da poter vedere tutto e spararla via in frettissima. Però c'è un difetto di fondo, che perdi di imprevedibilità, nel senso, in shotgun anche la corsa è molto più macchinosa, è molto più prevedibile, e quindi lo si è visto quando, fattosi male Barrow, è entrato Browning, che ha iniziato a fare la play action, questa sconosciuta. Devo dire che la linea sembrava reggere meglio, ed erano gli stessi 5 che c'erano prima, a dimostrazione come in fondo il football americano è un gioco di inganni. Va bene, dai, vedremo. Tiriamo da parte, vediamo in futuro. Ho detto puntata veloce questa sera, adesso, a parte le battute, è un off-season veramente off, forse molto più che negli anni passati, ha sensazione, cioè c'è veramente poco di cui discutere. Settimana scorsa abbiamo inaugurato una nuova rubrica, Disturbo verso il draft, che ovviamente non fa assolutamente concorrenza agli amici di Podcast verso il draft, perché se volete saperne di più ascoltate loro. Noi così celiamo un po'. Settimana scorsa abbiamo parlato di quelli che sono stati, secondo noi, i sogni infranti del draft. Quella settimana invece quali sono state per noi le scelte più tristi. Poi ognuno coniughi triste come vuole, cioè è proprio una cosa in libertà, giusto per ricordare che fra 9 giorni a Detroit si terrà il draft della NFL. Dai, chi vuole iniziare?
Inizio io che mi sono preparato proprio la risposta nel bigliettino. Penso che la scelta più triste di sempre, almeno della mia esperienza, è quella di Justin Gilbert dei Cleveland Browns nel 2014. Non tanto perché è stato un bust, tant'è che l'hanno rinominato Bustin, non tanto perché nel primo round quell'anno i Browns selezionarono non solo Gilbert ma pure Johnny Manziel, due che hanno giocato un numero di partite di football complessivamente poco più alto di quelle giocate da me in NFL, ma perché Gilbert è stato selezionato con la 8. Ecco, quell'anno lì, dalla 5 a 17, chiunque, letteralmente chiunque, ha fatto almeno un Pro Bowl. Tranne Justin Gilbert, che ha interrotto la streak. Giusto per rendere l'idea, i Browns avrebbero potuto selezionare Anthony Barr, vabbè, Eric Ebron, Taylor Luan, già ci siamo, Odell Beckham Jr., Aaron Donald, Kyle Fuller, che vabbè, il Super Bowl l'ha fatto anche lui, perciò perfetto, Ryan Shazier, che prima dell'infortunio era uno dei migliori linebacker dell'NFL, Zach Martin, un futuro Hall of Famer, e CJ Mosley, che il suo lo fa ancora oggi a quanti? A 32 anni. Poi ovvio che il termine tristezza ha tantissimi significati, ognuno probabilmente ci darà la sua sfumatura, però adesso i Browns sono abbastanza competitivi e generalmente meno Browns del solito, però diciamo che questa pick e tutto il loro draft del 2014 incapsulava alla perfezione ciò che erano i Browns in quegli anni, perché letteralmente potevano prendere chiunque dal big board, perché anche loro hanno un big board, perciò prendevano chiunque e sarebbe diventato un Pro Bowler probabilmente. Invece no, sono riusciti a prendere l'unico che quando è partita giocata in NFL ha però tornato, cioè ha giocato quante? Una decina di partite, tant'è che dopo due anni l'hanno già, era già stato cannato, che è abbastanza raro per un giocatore scelto nella top 10. Adesso gioca nell'arena football, perciò sì, dopo 7 anni in attività è tornato a giocare a football. Però sì, questa è la mia scelta più triste, perché proprio i Browns essere Browns. Sotto a chi tocca? Vado io. Allora, secondo me esiste ancora l'audio di quel momento triste, che era il day 2 del draft 2021, dove Emiliano Guadagnoli ha fatto sulla chat vocale di Addol, e quindi penso che abbia salvato anche il file e sia lì, il commento della seconda giornata, e in diretta io mi sono visto i Bengals fare trade down quando potevamo scegliere, era lì che ci chiamava Barmore, che poi è finito ai Patriots e io ancora lo rimpiango, per prendere Jackson Carman, left tackle da Clemson, dato al quarto giro. Noi l'abbiamo presa la seconda con il secondo giro con la 46, semplicemente lo abbiamo preso perché era allenato per il draft, perché esistono anche gli allenatori che preparano i giocatori al draft, da Paul Alexander, che era ex offensive line coach dei Bengals, di cui potete leggere su Addol Magazine la storia della bottiglietta di ketchup. Cercate ketchup e la troverete e capirete di cosa sto parlando. E che disse: lo vedo come un primo giro, ci crede, sarà preso i soldi da Carman per allenarlo, e fece una telefonata all'owner dei Bengals, ma i Brown, di cui era amico, per dire: piglialo, è bravissimo questo, un fenomeno. Brown, che poverino anche avanti con l'età, si fidò e impose la scelta, e anche se, cosa è successo? L'offensive lineman coach dei Bengals dell'epoca, Frank Pollack, che purtroppo è ancora quello attuale e non brilla, non l'aveva mai visto. E anche lì mi chiedo, è il tuo ruolo? Come fai a non conoscerli tutti? Tutti, dico, niente. Non l'aveva visto né ai Pro Day né nei video, e lo ammise poi in seguito. Ma la cosa che si era già capita subito, perché aveva detto: tranquilli,
la qualità migliore che io cerco in offensive lineman è la velocità di piedi. Questa è una statua di sale, chiunque ha visto gli highlights, quindi non parlo dei video normali, degli highlights, quindi le sue migliorazioni, vedeva che questo non si muoveva. Riusciva a fare qualcosa perché era grosso, a livello collegiale sei grosso e in qualche modo te la sfanghi, e quindi ci siamo beccati sto bidone pazzesco, che poi siamo riusciti pure a portare al Super Bowl perché non avevamo altri, e questa la dice lunga, ed è veramente improponibile. E io mi ricordo, già ero disperato per il trade down, quando poi abbiamo preso questo bidone clamoroso, fin da subito ero già disperato perché già avevo capito che sarebbe stata una tragedia. Dicono che bisogna aspettare 3 anni per valutare un giocatore, ma i bidoni li riconosci subito. Ale, vai pure, perché io di nomi ne ho parecchi. Ah, guarda, se... così non corro il rischio di portartene. No, ma figurati, ma guarda, non è tanto, qui non è questione di bidoni, è proprio la tristezza che ti mettono certi draft, perché Giorgio ha citato una parola chiave, trade down, che è un po' l'incubo dei tifosi dei Vikings dell'era Spielman, perché aveva questa grandissima capacità di accumulare scelte del sesto e settimo giro, tendenzialmente assolutamente inutili, e andando sempre indietro. Quindi uno aspettava magari il primo giro con grande ansia, grande trepidazione, e poi si trovava a scegliere al terzo giro, perché di riff e di raffa si scendeva, si andava indietro, si andava indietro. Di tristi, guardate, una delle cose più tristi per noi giallo-viola è il fatto di aver provato a prendere inutilmente dei cornerback, di cui due al primo giro, visto che stiamo parlando di primo giro, e pur non sono state scelte fortunate. Dal 2015 addirittura sono tre, perché abbiamo Trey Waynes, abbiamo Mike Hughes e Jeff Gladney, che poveretto è pure morto il ragazzo, una disgrazia. Ma come non bastasse, noi ne abbiamo infilate di svariati tipi, perché abbiamo avuto una serie di sfortune negli anni. Io vi faccio l'esempio che ho scelto è Sheriff Floyd. Mi mette una tristezza incredibile, perché è un giocatore fortissimo, potenzialmente un giocatore di quelli, visto che giocava defensive tackle, che poteva durare 10-12 anni. Purtroppo hanno sbagliato un'operazione i medici e questo ha dovuto smettere di giocare. Questo mi ha provocato una tristezza incredibile, perché quell'anno avevamo preso anche Xavier Rhodes e Cordarrelle Patterson, quindi era un draft, 3 prime scelte, tutte 20, 23, 25, 29, mi sembra, una cosa del genere. E quella mi mette una tristezza, se sommata poi a tutti i trade down, di cui uno, ne cito solo uno, Mauro, cito uno terribile, perché potevamo prendere Kyle Hamilton, la safety che tanto fa felice Mattia, e invece no, siamo andati a prendere Lewis Sean, che, ahimè, come dice Joe, sì, 3 anni, però se in 2 anni non gioca uno snap, qualche domandina, è vero, si è fatto male, appena giocato si è rotto, poi dopo non è più riuscito, però 2 domandine te le fai, e avremmo potuto prendere Kyle Hamilton, ma furbescamente abbiamo evitato di farlo per un bel trade down. Chiudo con una curiosità: i Vikings negli ultimi 30 anni hanno scelto per 3 volte al primo giro dei running back, 3 volte, e solo 2 volte dei quarterback. Ora, avessimo avuto, che ne so, un Brett Favre, un Aaron Rodgers, Brett Favre l'abbiamo avuto, ma era, come dire, era noleggiato per un paio d'anni, quando ormai aveva un tot di chilometri che, insomma, ragguardevoli. E quello mi colpisce molto, così come mi colpiscono tutti i defensive end scelti al primo giro che non hanno prodotto un emerito tubo. Ve li leggo solo per farvi sorridere, perché credo che non ve ne ricordiate neanche uno. Abbiamo Dimitrius Underwood, altra storia tristissima. Storia terribile. Kenecky Udeze. È venuta la tosse. Erasmus James. Cioè tutta gente... E dopo abbiamo smesso di sceglierli perché abbiamo visto che non eravamo capaci. Abbiamo detto, vabbè, proviamo con i corner, perché è andata male anche lì. Adesso vediamo come andrà in futuro. Il nome di Dimitrius Underwood, che non ricordavo, mi ha colpito particolarmente. Perché? Cioè, allora, scelte tristi.
nella mia concezione, cioè, le scelte tristi sono quelle non che sono andate male, perché c'è scelta buttata, sono andate male, ma quelle di giocatori che sono andati male per dei particolari motivi. Cioè, dietro poi ci sono stati tutta una serie di fattori che hanno portato, che hanno fatto sì che giocatori scelti con una serie di speranze enormi, supportati da talento in quantità, perché altrimenti un giocatore non viene scelto nei primi giri, nei primi 10 posti del draft, eccetera, poi sono andate male. Io, allora, di un paio abbiamo già parlato anche la volta scorsa, una l'ho accennata io ed è stato Yatil Green, che Miami ha scelto, ricevitore fortissimo, devastante a livello di college, usciva dal Miami Hurricanes, che Miami ha scelto nel 97 proprio per dare un ricevitore potente alla fine carriera di De Marino, e che si è massacrato le ginocchia per 2 anni consecutivi in pre-season e ha chiuso la carriera senza neanche mai mettere piedi in campo. Un altro nome classico che viene in mente in storie tristi, vado indietro, è quello di Tony Mandaric, il miglior offensive lineman di tutti i tempi, seconda scelta assoluta dei Packers nell'89, una carriera durata mi pare 4 anni, con pochissime presenze tra problemi di steroidi, di droghe, di comportamenti strani, una carriera buttata nel cesso. Carriera buttata nel cesso quella di Ryan Leaf, seconda scelta assoluta nel 1998 alle spalle di Peyton Manning. Nel 98 il dibattito era forte, chi sceglieranno in capo, Manning o Leaf, c'era un dibattito molto forte. Usciti dal college erano due giocatori che alla fine per le prestazioni sul campo, sì, la carriera di Leaf, uno sciacquone tirato in modo mostruoso, e poi adesso vedi Ryan Leaf adulto parlare di football nello show di Rich Eisen e ti stupisci dell'intelligenza e dell'acume tattico di una persona e ti chiedi: ma questo quando era giovane, ma come ha fatto a buttare nel cesso una carriera in questo modo? Perché la testa senti che ce l'ha. Altra carriera clamorosa, citata da tutti, un caso epico, forse il più grande bust di tutti i tempi, Jamarcus Russell, che ha avuto la fortuna di leggere un'intervista con Jamarcus Russell che era uscita su Athletes Tribune, su non mi ricordo che giornale online, lo scorso anno, eccetera. Ha letto la storia raccontata da lui di un ragazzo che si è trovato improvvisamente senza i mezzi adeguati per gestire l'avventura, giocare, l'essere un professionista del football, scelto alla 1 assoluta con tutte le pressioni e tutto quello che serviva per gestire un mondo che lui non era adeguato a gestire, che non era in grado di gestire. Altre storie, Charles Rogers, ricevitore, seconda scelta assoluta dei Detroit Lions nel 2003, 2 fratture dell'osso del collo, in pochissimo in campo, sprazzi di talento, ma pochissimo in campo, rovinato gli infortuni. David Carr, non Derek, il fratello maggiore di Derek, noi lo citiamo sempre come esempio di cosa non fare quando scegli un quarterback fortissimo, talentuosissimo, mandato allo sbaraglio di una franchigia che era gli Houston Texans nuovi, perché è stata la loro prima scelta assoluta una volta entrati nella NFL, mi ha dato una sbaraglio, una franchigia che si era semplicemente dimenticata di costruire un offensive line di fronte. Ma oh, che polemica con questa offensive line, mamma mia. Io non ricordo, non sono andato a cercare... L'anno dei 100 sec, no? Sì, non sono andato a cercare la statistica dei sec che ha preso David Carr, ma è stato quello che gli ha praticamente fatto azzerare la mente, passare ogni tipo di voglia di giocare e anche... Una volta poi è andato a cercare di ricostruirsi come backup, a essere comunque incapace, cioè completamente formatato, un giocatore formatato. Allora, Mauro, dagli infortuni. Te lo leggo in inglese che fa più scena. The NFL single season record for being sacked belongs to David Carr. 76 sec nel 2002, 76 sec nella sua stagione da rookie. Io mi chiedo, c'erano meno partite rispetto ad adesso. Esatto, mi chiedo, ce ne sono 16.
Però c'era un'altra cosa, i SEC all'epoca erano veramente punitivi, non sono certo. Quelli di ora. Non erano i contatti di oggi. I 76 dell'epoca, siccome ne valgono 120 ora. Sì, anche 150. È proprio un'altra cosa, là andavano per far male. Quando magari ti arrivavano meno veloci, perché adesso vanno più veloci, ma arrivavano più cattivi, ma tanto. Sì, però cattivi, potevano farti più male, ecco, sì. Potevano fare quello che volevano, non fischiavano nulla, cioè. Io ricordo di quei contatti all'epoca che adesso cioè, ti arrestano, ti squalificano, ti mandano a giocare da qualche altra parte. Scusa se ti ho interrotto, ma il discorso no, su anche Carr, perché sto facendo una litania di storie triste. No, ma il discorso su Carr, secondo me, su Carr quell'altro, meriterebbe davvero un approfondimento per capire come un giocatore alla fine può essere completamente rovinato indipendentemente dalle sue capacità o anche incapacità. Cioè, questo è un giocatore che è stato rovinato dalla sua franchigia completamente. Questo è quello che noi lo diciamo ogni volta in nota di draft, diciamo dipende da dove capiti, dipende, non c'è niente da fare, ma dipende da dove capiti, in che situazione capiti e quant'altro. È quello che adesso io mi spingo a dire rischia di essere successo, perché ancora non abbiamo capito che cosa sia successo, ma rischia di essere la stessa cosa che almeno in buona parte è quello che i Jaguars hanno fatto con Trevor Lawrence. Un primo anno terrificante che secondo me ha piallato un po' del cervello del ragazzo. Mentalmente, bravo, sì. Mentalmente, perché non raccontiamoci palle. Cioè, questo sport, qualsiasi sport, ai livelli alti, non c'è in testa. Te lo giochi con la testa. E se non hai più la testa e se capiti che qualcosa succede e ti pialla un pezzo di testa, tu non sarai mai più lo stesso giocatore. Josh Rosen non è uscito alla 10 per così perché tutti hanno preso una paglia, c'era un giocatore rasato completamente. David Carr è sicuramente nella storia il caso più simbolico di questa situazione qua. Guarda Mauro, quello che hai detto è, cioè, lo vediamo stando a casa tua circa i Jets. Arnold, no, guardavo no. Dietro qua se c'era, si è girato immediatamente che ha avuto, sì, non delle... cioè... no, Darnold e Zach Wilson non sono due pirla. In tutti i mock draft Darnold era dato nella top 5, Zach Wilson pure non sono due pirla che adesso mi spingo a dire che secondo me neanche Mark Sanchez era piuttosto pirla. No, c'è un motivo, loro possono fare rebranding, cambiare le magliette, quello che vogliono, ma certe franchigie, tra che ok New York è un mondo a parte, però non è che hanno sfiga o sono incompetenti e draftano due bust back to back, perché comunque non sono andati a prendere un talento al sesto giro, alla 2 o alla 3, sono andati a prendere gente che era vista all'unanimità lì, perché Darnold, ripeto, e anche Zach Wilson erano visti lì. Zach Wilson, c'era, cioè, la gente si mangiava le mani perché aveva fatto il pro day troppo bene e non poteva andare a San Francisco con la 3, per intenderci. Poi nel momento in cui debutti in campo, Darnold mi sembrava che fosse il quarterback titolare più giovane nella storia dell'NFL, aveva tipo neanche 21 anni, e Zach Wilson pure. Nel momento in cui debutti in campo così, a comando di squadra senza capo né coda, dietro una linea d'attacco che non è una linea d'attacco ma una linea offensiva perché offende, non ha senso. Perciò il contesto è tutto. Io sono convinto che Lamar Jackson, se fosse capitato non in qualsiasi altra squadra, ma in 16 altre squadre, l'NFL è un po' meno competente, sarebbe un running back sul serio, perché gli avrebbero chiesto solo di correre. Invece Baltimore, prima tutto in panchina, poi ha adattato al volo tutta la loro filosofia offensiva per esaltare i punti di forza, e in qualche modo sta funzionando. Però dipende veramente tutto dal contesto, perché il talento c'è. Quando uno viene selezionato secondo, non è un caso. Posso citare un esempio al contrario? Cioè, un giocatore che alla fine invece è cambiato contesto, ma anche dopo un po', perché non subito, ma anche dopo un po', invece è riuscito a ricostruirsi una carriera, secondo me, anche più che un'onesta carriera. Alex Smith. Sì. Cioè, Alex Smith, i primi anni a San Francisco, cioè, tra poi l'ombra di Rodgers quando Rodgers ha cominciato a giocare, e questo qui invece continuava a fare allegramente il pippo,
pareva veramente avviato serenamente. Ma a parte, ma anche Baker Mayfield stesso, ne abbiamo parlato non più tardi di un paio di puntate fa, cioè, ci sono, ma il rischio grosso è che l'imprinting, come la storia dei paperotti che appena vedono, la prima cosa che vedono chiamano mamma, che l'imprinting alla fine ti fotta, perché, cioè, è tutto bello, ma questi sono, parliamo di ragazzi di 20 anni, che improvvisamente diventano professionisti, strapagati, strafamosi, pieni di donne che si trovano nel letto da tutte le parti, pieni di qualsiasi cosa, con gente che gli rincorre per coprire i soldi, la gente che gli chiama per certe cose, eccetera, e tutto un mondo da cose, la società che gli dà in mano il loro futuro, cioè, ragazzi, non è mica banale. E poi in mezzo a tutta questa cosa qua ci si mette una qualsiasi variabile, che sia l'allenatore stronzo, che sia l'impreparazione, eccetera, e tu nel tuo lavoro non riesci a rendere, e tutti cominciano a darti addosso, tutti cominciano. Cioè, queste cose ti ammazzano. Oppure ti dici anche, no, ma io, ma in fondo qua, dai, cioè, più o meno ce la faccio, il playbook, qualcosa, eccetera, ma non riesco a lanciare un pallone perché mi arrivano addosso in 50 e sono sempre per terra e non succede niente e tutto quanto, cioè. Secondo me sono queste le storie tristi del draft. Bello, cose finite due... male per motivi che sfuggono al controllo di chiunque, ma che magari avrebbero potuto andare in modo diverso. Ora non parlo degli infortuni, però giusto la volta scorsa quando abbiamo parlato di RG3, Jim Plunkett era un altro che Jim è partito, ma Jim Plunkett poi alla fine un po' poi crollato e si è ricostruito, esatto. Grazie molto al Davis, che io me lo ricordo sempre quella frase che gli ha detto, che Jim Plunkett ripete spesso, quando mi ha detto: non devi vincerle tu le partite, tu non devi perderle. E secondo me quella è una frase, ad esempio, la frase ideale di Baker Mayfield. Quella lì proprio io gliela tatuerei da qualche parte. Anche l'altra Cusi. Cosa è... Ma non mi farò parlare. Invece una cosa che volevo aggiungere, dove secondo me l'NFL è ancora molto molto carente, ed è invece la prima cosa che dovrebbe fare... Ogni quarterback dovrebbe, come nel tennis, come nel golf, come in tutti gli sport mentalmente molto stressanti, il mental coach. I quarterback devono avere un mental coach, punto. Uno fisso, di cui si fidano ciecamente e che è quello che lavora sulla loro testa, perché poi quello è. E invece purtroppo è una figura che ancora è molto molto sottovalutata dalle squadre di football americano. Hanno lo psicologo di gruppo che fa una seduta a settimana. Ma cosa serve? Cioè, tu hai bisogno di un mental coach dedicato al quarterback, al singolo quarterback. Avete parlato di storie. Io vi segnalo che c'è una franchigia che di storie... Cioè, allora, io mi lamento della mia, ma obiettivamente, e l'avete citata pochi istanti fa, ce n'è una... che si impegna sempre per rendere il draft interessante dal lato opposto di quello buono, perché come hanno scelto i Las Vegas, ora Las Vegas Raiders, prima Oakland Raiders, nel mezzo Los Angeles Raiders, e anche un po' Los Angeles Raiders, se andate a rivederle, obiettivamente lì penso che la tristezza, a me spiace non ci sia Marco perché avrei voluto veramente il suo parere, no, perché secondo me è uno dei giorni più traumatici per un tifoso Raiders quello del draft, perché tutte le volte, lasciamo stare, Mauro ha già parlato benissimo di Jamarcus Russell, ma ce ne sono una serie di giocatori che tu dici, ma perché avete voluto prendere quel giocatore Darius Hayward Bay? Cioè, perché era veloce, perché era veloce. Esatto. Ma sì, ho capito, ma no, cioè, ma era il Davis, cioè... era il periodo di Al Davis, ho capito, ma anche dopo, cioè, Henry Rux era veloce ma non c'era più Al Davis. Vabbè, ma era veloce in macchina, anche esatto. Damon Arnett, ma perché, cioè, in un primo giro hai preso due delinquenti, in un primo giro, cioè, uno. Vabbè. Io do il beneficio delle circostanze per Monty Rags, se l'ha fatta più grossa. Alex Leatherwood, quella 17, davanti a Jalen Phillips, quella 18. Jalen Phillips, Max Crosby nella stessa difesa.
che sono lo stesso giocatore, cioè il diavolo da Tasmania infermabile. Di cosa stiamo parlando? No, veramente, a me spiace per i tifosi Red, mi sento vicino a loro, perché veramente ne hanno inanellate una serie che uno dice, ma non è possibile, ma si sforzano, fanno apposta. Evidentemente sì. Beh, però è molto nel DNA della franchigia, nel senso, io ci credo a ste robe. Mi ricordo i Bengals nel periodo in cui avevano il record di arrestati dell'NFL, ragazzi, gli anni 90 erano quello, e c'era Mike Brown che voleva sempre fare il crocerossino che salvava, dava la seconda chance a della gente che veramente scippava le vecchiette tra un po'. E Al Davis era la stessa roba, stessa identica roba, gli piaceva quel target anche umanamente di personalità. Marvin Lewis come allenatore ha sempre adorato quel tipo di giocatori. Noi abbiamo dato le seconde, terze, quarte chance a Pac-Man Jones, che i Titans abbiamo cacciato a calci, e c'era un motivo, non è che questo fosse diventato poi bravo, semplicemente che aveva poi un allenatore che gli faceva un po' da padre, riusciva a contenerlo, che era il massimo che si poteva fare. Purtroppo, io sono convinto, e specie in alcune città, e so che Mauro non è d'accordo, ma io a Las Vegas vorrei veramente che venisse analizzato di più l'aspetto morale, etico della persona, perché è una città che non è una città normale, dove ci sono mille tentazioni più che a Green Bay, e quindi hai bisogno di gente che caratterialmente riesca a reggere una certa situazione, e invece i Raiders non lo fanno. No, se no, come ha detto, c'è una cosa stupida, ma come ha detto Mauro prima, Ryan Leaf, secondo me ogni giocatore, no magari il settimo round, ma ogni giocatore per parlare con Ryan Leaf, perché c'è una lucidità e un modo di metterti giù le cose che devi sentirti dire, no che vuoi sentire, ma che devi sentirti dire. Bravissimo. Che ogni giocatore deve sentirlo dire. Io perché assumerei Ryan Leaf se fossi la NFL per fargli fare i clinica ai rookie, ogni per rookie per fargli capire cos'è la... ogni no, santissimo. Seriamente è pazzesco, cioè ha una lucidità, e anche a volte ti viene a dire calmati, perché cioè ed è comunque giovane, non parenta così tanto, ha una lucidità e anche una pace nei sensi che fa bene vederlo così, nel criticarsi, nel tirarsi merda addosso, nel riconoscere ogni suo singolo errore, che ogni giocatore dovrebbe parlarci, perché immagino che anche lui fosse convinto di essere più figo del mondo e tutto quello che segue. Poi la vita, in questo caso NFL, esci dal college, sei il quarterback, hai battuto tutti i record, giochi quarterback, c'hai i ragazzi da tutte le parti, giochi quarterback, c'hai gli agenti con i contratti pronti, giochi quarterback, vai nell'NFL, giochi quarterback, c'hai 20 anni e giochi quarterback, figurati se non ti senti figo. Che poi ecco, anche il suo caso è anche peggiorato un po' dalla sua condotta nell'NFL, un po' dal fatto che gli hanno selezionato prima Peyton Manning, perché per dirti Trey Lance, ok, la circostanza è diversa, però è stato selezionato con la 3, ma prima hanno selezionato Zach Wilson. Se prima di lui avesse selezionato Patrick Mahomes, sarebbe un po' diversa la sua... Pensa che benchmark aveva questo quando andava in campo. Però comunque sono veramente tanti, cioè, è vero, triste, è impossibile trovare un significato unitario, perché c'è tante di quelle sfumature di tristezza qua, che sì, in effetti la tristezza di un Justin Gilbert basto, di un Ryan Leaf potenziale sprecato, di un Dimitrius Underwood che aveva purtroppo problemi mentali non diagnosticati, ma anche un Johnny Manziel, sì, anche quello, quello mi sembra sulla via della redenzione di Ryan Leaf alla fine, perché l'ho sentito parlare e riconosce i suoi errori, è grato di avere una seconda opportunità, di avere una famiglia che ancora lo ama, solo che non... ho sempre paura di leggere notizie sue, perché però lì la colpa era dei Browns, perché occhio, Manziel si sapeva già dal college, la vera differenza è quella, sarà già capito chi era già dall'ultimo anno al college. Le avvisaglie c'erano proprio tutte, infatti era stato pescato comunque al fondo del primo giro. Oh, bello, mi piace questa cosa, deve essere un 5 minuti relax, invece si è sviluppata molto molto bene, sono totalmente assolutamente contento. Settimana prossima
per chiudere la terzina, parleremo delle scelte che ci hanno dato più soddisfazione o soddisfazioni, insomma. Quindi questo è l'argomento di settimana prossima. Ah, quindi non ci sono, cioè, la scelta che ci ha angosciato di più come tifosi della squadra era questa, no? Sì, ma no, non l'ho detto. Dilla. 2013. Il nostro general manager Jeff Ireland ha la meravigliosa idea di andare a rapinare i Raiders, perché gli abbiamo dato veramente un pacchettino di Mentos in cambio, tradare per la 3 assoluta e andare a scegliere Dion Jordan, e manco ci serviva un pass rush. E che fine ha fatto? Ma con noi è stato contratto 2 anni, poi abbiamo tagliato, poi si è stato fuori un attimo, poi è rientrato, è andato a Seattle. Ha fatto, ma poi alla fine, ma qualcosa di lo scalino meno dell'onesta carriera da mestierante, cioè è rimasto a roster qua, si era preso un po' di soldi, non è che ha lasciato ricordi indelebili in nessuno, però la 3 assoluta, dai, tutto quello che si poteva prendere. Va bene, dai. Parentesi dedicata al football italiano con l'Italian Football League. In week 6 2 partite, i Dolphins hanno battuto i Marines 49-18 e rimangono al primo posto con 4 vittorie e 0 sconfitte. I Marines vanno 1-4, 49-18, vi dice tutto il punteggio della partita. Mentre invece i Jaguari Torino hanno perso 14-7 in casa contro i Guelfi Firenze. Jaguari 2-3, Guelfi 4-1, Guelfi al terzo posto, cioè sarebbe secondo, ma essendo due prime, terzo posto. I Jaguari che riescono ancora a essere nell'ultimo posto utile per la post-season. Una partita questa, non di Torino, ma di un paese vicino di cui non ricordo il nome. Borgaretto, grazie Giorgio. Molto bella, cioè una partita che ha dimostrato che non bisogna per forza segnare 40 punti perché ci sia bel football. Difese assolute protagoniste, come dice il punteggio, e i Guelfi che riescono a farla loro con 2 touchdown nel primo quarto, fermando la rimonta dei Jaguari che chiudono la partita con un intercetto. Programma di settimana prossima, week 7, 2 partite sabato, Dolphins contro Warriors alle 18 e Frogs contro Scorpions alle 21. In più, sempre sabato pomeriggio a Firenze, i Guelfi giocheranno contro i Vukovi di Belgrado per gli ottavi finali della SEFL, che è la Central European Football League, una coppa europea a cui i fiorentini sono stati invitati. Abbiamo anche una domanda che ho portato sopra, ne parliamo adesso. Lorenzo ci chiede di sintetizzare i punti di forza dei singoli QB presenti nella IFL quali sono gli skill di un QB NFL come Ryan Griffith, che è quello degli Scorpions. Comincio dalla seconda parte della domanda, Lorenzo. Ryan Griffith, quando in campo, vedi perché ha un QB di livello NFL. Poi ci avrà giocato poco, è vero. Però quando passi tanti anni in practice squad, vuol dire che qualcosa sai fare. Ricordiamoci che la practice squad si allena con la cosiddetta prima squadra, non è che si allenano separatamente in un campo diverso, no, si allenano con tutti gli altri, quindi... Ah no, non si allenano nel campetto di terra? No, assolutamente, qualcuno pensa che la discussione sia... ma non si allenano, no, sono giocatori NFL a tutti gli effetti, quindi Ryan Griffin, quando era nella practice squad, per esempio dei Buccaneers, era il terzo QB, e la differenza in campo si vede, la tranquillità che traspare da ogni azione, ogni passaggio che fa. Poi ha ottimi ricevitori, tra cui suo fratello, e questo ovviamente aiuta, ma la differenza la vedi in quello, la tranquillità in ogni azione. Poi, da puristi, potremmo anche aprire una parentesi sulla qualità del pallone, cioè di come questo pallone stia in aria, di come abbia lo spin, di come non stia mai in aria più di quanto dovrebbe starci per il posto in cui deve andare il pallone, è proprio un altro livello. Mentre invece per quanto riguarda gli altri 8 QB, in questo momento a livello statistico per efficienza il primo è sempre Ryan Griffin con 168 di rating, secondo abbiamo un quarterback italiano, ne abbiamo due in NFL, uno è Nicolas Dal Basso dei Jaguari Torino,
161 di rating, l'altro Andrea Fimiani che è al sesto posto con 119 di rating. Andrea Fimiani in questa stagione è il cosiddetto dual threat quarterback, perché ha 500 yard su passaggio in 5 partite, quindi poco più di 100 partita, e ne ha, vado a prendere qui, 432 su corsa in 5 partite, per dire quasi 50% di statistiche. Uno a cui piace anche tanto correre è Salum, il quarterback dei Frogs, che è quello che fino adesso ha lanciato di più, 230 yard di media partita. Un altro gran bel quarterback è quello dei Rhinos, McClure. Rhinos stagione sfortunata, tante partite perse di 1, 2, 3 punti al massimo. McClure invece sta dimostrando di essere veramente veramente bravo, 207 di yard passate di media e ben 17 touchdown, quello che ne ha segnati di più. Poi Ryan Griffin, Nicolas Dalmasso abbiamo detto, i Marines hanno Alberici che è già stato in Italia, un quarterback a cui piace lanciare, 173 yard per lui e non si tira dietro si, dove dovesse correre. Sesto posto per Colli Di Galbo dei Dolphins, lui è al quarto quinto anno in Italia, sempre ad Ancona, 164 yard di media, ma dicono poco. Perché comunque lancia col 60% di completi, cioè, per farvi capire, non lancia tanto ma lancia bene, solo 105 passaggi in 4 partite. È un altro quarterback a cui piace correre e lo sa fare abbastanza bene. Patterson dei Panthers al primo anno, per adesso è un po' un me, nel senso che ancora non l'abbiamo visto forse nel suo massimo splendore, ecco, non lo so. E per chiudere invece Brooks dei Warriors, ma non conta, chiunque giocasse quarterback dei Warriors, vista la stagione dei bolognesi, avrebbe poco, poco da dire, ecco, cioè, Brooks in 5 partite ha 31 yard di media lanciate, quindi insomma per farvi capire che brutta stagione stanno facendo i, i Warriors. Questi quarterback, ci tengo a dire che in questo momento il miglior ricevitore per yard è una vecchia conoscenza di Yardle Magazine, che è Shi Guiseppi, di cui vi parlavamo diversi anni fa per il suo, la sua avventura al training camp, mi pare dei Browns, non ricordo, dei Browns, dei Buccaneers, comunque ve ne parliamo. Su Yardle Magazine c'è un bellissimo articolo su di lui, che con 145 yard a partita è il ricevitore con, che ha ricevuto più di media. Questa è un po' la situazione nell'Italia Football League per Lorenzo. E allora dai, sciue sciue, veloci veloci, andiamo con Ask Disturbo. Ask Disturbo, tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo. Dai, iniziamo con la domanda di Antonietta. Guarda, abbiamo anche qua Mattia che può risponderti, cioè inizia lui a intavolare e poi qua apriamo davvero un'altra tavola rotonda. Riallacciandomi all'ultimo post scritto da Mattia, questo post lo trovate su matiofootball.substack.com, che è la newsletter di Mattia a cui dovete assolutamente iscrivervi per leggere i, quello che lui, non dico giornalmente, ma quasi produce e come riesca a farlo in off season. Bravo lui, è un mistero. Sì, no, guarda, è incredibile. Impiego statale e poi disoccupazione. Ecco, bene, ritorniamo ad Antonietta. Allora, rilasciando l'ultimo post scritto alla Mattia, rispetto a quanto, statistica alla mano, possa rivelarsi fallimentare la scelta del quarterback al primo round del draft, e per quanto a questo punto possa significare, volevo chiedervi cosa ne pensate di questa classe di quarterback, su chi puntereste. Allora Mattia, prima faccio un attimo un veloce riassunto del tuo post, poi non se lo va a leggere in maniera più compiuta. Sì, sostanzialmente ho preso in esame i quarterback selezionati fra 2010 e 2020. Ho scelto questo intervallo temporale perché è quello che ho vissuto, perché potevo anche prendere dal 2006, era la mia intenzione originaria, perché mi aiutava a provare il mio punto, che tanti sono bust, perché mi sarei imbattuto in Jamarcus Russell, nel Brady Quinn, nei... c'è stato un draft, mi sa quello del 2007, in cui l'unico quarterback che ha tenuto alta la bandiera è stato Jay Cutler, che Jay Cutler, a seconda di chi lo chiedi, passa ad essere un bust o uno con tantissimo talento sprecato. E ho preso in esame 33 quarterback, che sarebbero stati 34, però per favore
Dwayne Haskins, lasciamolo fuori da sti ragionamenti. E in sostanza ho visto che la metà, che poi anche qua non è che esista un modo oggettivo per stabilire cosa sia un bust e cosa non lo sia, vai anche a pelle, però la metà di questi, 16, è diventata titolare e ha ricevuto un rinnovo contrattuale, che possiamo usare come indicatore imperfetto di successo di una carriera, perché nel momento in cui ti rinnovano il contratto come quarterback, forse più o meno circa eventualmente diventi franchise quarterback. Poi ho visto che ci sono casi come tipo Carson Wentz, Deshaun Watson, Tannehill e Miami, che sì, gli hanno rinnovato il contratto, ma questo non è che abbia portato a successo di squadra o anche solo a successo individuale, gli hanno rinnovato e punto. E sostanzialmente la grande take dell'articolo è che il 50% delle scelte di quarterback scelte al primo round sono bust. Brutto da dire, ma tant'è. E arrivando quindi alla domanda di Antonietta, cosa pensiamo dei, usiamo ancora il termine teorici, quarterback che verranno scelte NFL? E dai, possiamo dircelo, la più grande sorpresa di questo draft è se con la 1 i Bears non, sì, non sceglieranno Caleb Williams. Inutile nasconderci e far finta di ah, ma non lo sappiamo, chi può dirlo, eccetera eccetera. No, la pick è già è quello. C'è anche perché da mesi che parla di giocatori di Chicago, di Chicago come città, il clima di Chicago, lo stadio di Chicago, il clima di Chicago, il vento. Vabbè, sì, per uno che ha giocato tutta la vita in California è abbastanza un problema questo adattarsi. Cioè, sono cose che comunque noi non teniamo in considerazione, però è abbastanza traumatica per uno che ha giocato il suo football invernale in California passare a Chicago, che insomma non è che sia così ospitale come condizione meteorologica. Come diceva Vince Lombardi, come mi diceva Vince Lombardi, coi soldi ci si abitua a tutto. Ma voi ve lo ricordate i documentari con Jim Kelly che racconta che si è messo a piangere perché non voleva andare a Buffalo? Cioè, che si è messo a piangere lì in salotto con i genitori? No, a Buffalo, no, a Buffalo, no, a Buffalo. Tornando sul punto, come vedete in generale questa classe dei quarterback che si appresteranno a entrare nell'NFL? Quindi Caleb Williams si è detto, però abbiamo anche Drake May, Jaden Daniels, JJ McCarthy, Bo Nix, Michael Penix Jr. ovviamente, e mi fermo a Spencer Rattler. Cioè, li vedete in generale, adesso non guardiamo quello che può emergere, come materiale da NFL con tutte le sue controindicazioni, o ritenete che tolto uno o due spendibili gli altri rischiano di essere mestieranti? E anche qua non in senso negativo, dai. È difficile, perché è democristiano dirlo, però come abbiamo appena detto con passione fino adesso, dipende tanto dal contesto. Ci sono contesti di cui posso fidarmi, tra virgolette, che Chicago, storicamente Chicago non è una squadra da quarterback, sono gli unici che non hanno neanche uno che ha lanciato 4.000 yard, che è una statistica che non vuol dire niente, però qualcosina vorrà pure dire. Però per esempio sono molto inquietato da Washington, perché sì, hanno il nuovo presidente, hanno il nuovo front office, hanno il nuovo tutto, anche il nuovo nome, però è Washington, cioè fai fatica affidarti in una squadra come Washington. New England è in totale ricostruzione e con pochissimo talento offensivo, perciò la speranza è veramente che chiunque selezionino si faccia almeno metà anno in panchina dietro Brissett, che Brissett può pure assorbirsi una stagione di merda, diciamo come stanno, mentre un quarterback al primo round selezionato dopo la prima pick al draft del nuovo corso del dopo Basic eccetera eccetera, ti fai un anno da 3 vittorie in cui lanci più intercetti che touchdown, è difficile psicologicamente riprenderti. Ci sono due estremi, perché c'è tipo un draft nel 2020 che tutti i quarterback selezionati, e metto anche in mezzo Jordan Love dopo un solo anno da titolare, sono stati fenomenali, perché c'hai Bardo, Tua, Herbert e Love, che sono fenomeni, ognuno a suo modo, ma sono mediamente fenomeni. E c'hai draft come quello del 2014, che nonostante la dose disumani, talento disponibile, i quarterback selezionati al primo round sono Bortles, Johnny Manziel e Teddy Bridgewater, che Teddy ha anche avuto una carriera abbastanza
prima è stato il più sfortunato di... esatto, però comunque i suoi momenti ce li ha avuti, però non sono sicuramente uscite superstar. A me, se la cosa che più fa ridere e non fa polemica è che ogni anno arriva tipo puntuale il momento del quarterback bianco JJ McCarthy. Oh, se diventa un fenomeno, contentissimo per lui, e con ciò che sto per dire non voglio mettere in dubbio le sue abilità, perché comunque è campione del college football e c'è un motivo, principalmente che Michigan ci sta provando così tanti anni che prima o poi dovevano riuscirsi. Ma sto qua ha finito l'anno con pochissimo buzz, e adesso tipo, se si leggono gli articoli, sostanzialmente ho appena letto che è già un professionista, che lui è già pronto, che ha fatto una scalata tipo da eventualmente primo round a top 3 a Vikings, tradano per lui tutto per prendersi la 4 dei Cardinals e usarla per lui, che non me la so spiegare. Mi ricorda molto l'anno scorso Will Levis, che a un certo punto è andato alla top 10 dopo che comunque aveva concluso l'anno d'università ben lontano la top 10. Io sta cosa qua vi giuro non riesco a capirla, e il giorno in cui riuscirò a capirla sarò molto felice. Come mai ogni anno, nei due mesi che precedono il draft, c'è un giocatore che viene più o meno artificialmente pompato, gli mette un jetpack sulla schiena e dico, boh, scala il tabellone. Quest'anno è JJ McCarthy, l'anno scorso era Will Levis, nel 2019 è stato Daniel Jones, Paxton Lynch nel 2016. No, ma stavo pensando la stessa cosa, cioè alla fine è sempre, facciamo sempre gli stessi discorsi, ma è il discorso che si faceva prima del contesto tutto quanto. Cioè, io credo che il più grande, io allora non ho una competenza tale non riesco a seguire il college football come vorrei, e quindi non mi lancio a fare previsioni, questo è bravo, questo no, perché non conosco i giocatori a sufficienza. Io credo che in linea generale il più grosso nemico di questi ragazzi sia l'hype. Purtroppo slash per fortuna, perché poi si riflette sui contratti, su tutto quanto, quindi, però diciamo da questo punto di vista, purtroppo negli anni che stiamo vivendo esistono i quarterback e il resto del gioco, cioè i quarterback vivono in una bolla a parte, in una lega a parte, in una situazione contrattuale a parte, e per cui qualsiasi cosa che arrivi in prossimità del draft sul quarterback è gonfiato a dismisura, e c'è tutto questo discorso di hype. Ora io negli anni che seguo il football, io ne ricordo direi solo tre giocatori quarterback che sono sopravvissuti all'hype, e sono John Elway, Peyton Manning e Andrew Luck. Tutti gli altri, di nuovo, aperta parentesi, per il momento Trevor Lawrence incluso, chiusa parentesi, non sono sopravvissuti all'ondata di hype terrificante che c'era su di loro, e che alla fine gli ha fatto più male che bene. Perché un anno fa a quest'ora, facciamo un rewind, chi di noi avrebbe detto che Brock Purdy era materiale dell'NFL? Cioè, l'hype che si crea è quella che rischia di distruggere le teste di questi ragazzi, gli investimenti, tutto quanto. Il problema è che io credo che questo trend non sia reversibile, non si tornerà indietro al momento in cui il quarterback sarà un ruolo come gli altri, perché l'NFL vuole così, perché è lo scopo del gioco. Però Giorgio, ma io devo dire che vado un po' sulla statistica, nel senso che secondo me tra Williams, May e Daniels ne usciranno un paio, probabilmente con talento, perché il talento ce l'hanno, e quindi due riusciranno, statisticamente uno fallirà probabilmente per dove finirà. Per quanto riguarda invece McCarthy, Bonix e appunto Michael Penix Jr., penso Penix che Jr., può venire... Scusami, nell'ultima settimana ne sto leggendo di un bene su Twitter, che va al di là, poi ho letto la scheda che abbiamo scritto noi e anche mi pare Guido,
o Fabio, uno dei due, ne ha scritto in una maniera incredibile come il miglior quarterback per, sì, uso il termine stile, però per capirci, per movimenti, per, poi dopo bisogna vedere. E poi hanno il vantaggio anche l'esperienza e tutto, e di questi siccome uno riuscirà a diventare uno starter NFL. Questo guardando i freddi numeri. Anch'io non seguo il college così bene da poter dare giudizi dal punto di vista tecnico, mi guardo le schede, mi guardo gli highlights, queste robe qui. Gli highlights, siccome dei quarterback lasciano sempre il tempo che trovano, perché ad esempio se uno guarda Caleb Williams, gli highlights sono corse o bombe da 40 metri, punto. Cioè è come se tutte le attrazioni per lui non esistessero, che non è proprio il football vero di quando finisce in NFL. E quindi da vedere. Sono curioso di vederlo, Caleb Williams, in una franchigia che non ha mai avuto un quarterback degno di questo nome, nel senso delle statistiche veramente dei quarterback dei Bears, purtroppo sono impietose. Io ho la maglietta di Jim McMahon, ma era più un personaggio, per carità, aveva grandi capacità, ma era vincente per il personaggio più ancora per il talento. Vediamo assolutamente. Mi sembrano in generale avere tutti delle qualità fisiche importanti, abbinate a delle capacità, mentre l'anno scorso ero molto più critico perché Richardson per me non è un quarterback, nel senso un atleta che è un'altra cosa, ed ero molto curioso, ero fiducioso su Stroud, non così nell'immediato, però pensavo, perché aveva sia quella capacità tecnica che quel fisico adatto all'NFL. Non avrei mai detto, però avevo pronosticato a fine anno farà vedere qualcosa, l'ha fatto vedere ben prima. E invece Bryce Young ero molto curioso, perché così piccoli è veramente dura, ci va un allenatore che riesca a valorizzare giocatori del genere. Invece quest'anno anche fisicamente stiamo parlando di numeri importanti. Perfetto, grazie. Sempre sul draft anche la domanda di Gianfri. Secondo voi quali squadre utilizzeranno i primi 2-3 giri per rinforzare solo la difesa? Non posso rispondere. Io credo che il draft tutto di difesa che ha fatto, mi pare, 2 anni fa i Carolina Panthers sia stata un'anomalia storica. Secondo me la butto lì, sempre con la scarsa conoscenza di prospetti e di quant'altro, la butto lì con quello che si dice di questa classe di offensive lineman, di questa classe di wide receiver. Secondo me nessuno. Sì, c'è troppo profondità. Infatti ho letto tantissima gente che è convinta che si è battuto il record di giocatori, di attaccanti, tra virgolette, selezionati nel primo round, che la 19 hanno stabilito, non mi ricordo, qualche anno fa. Però se proprio pistola da tempio dovessi dire una squadra, direi Atlanta Falcons, che non è, intendiamoci, non sono in alcun modo perfetti, hanno comunque margini di miglioramento sia in attacco, linea d'attacco, ricevitori, però hanno investito così tanto sull'attacco, sul quarterback, hanno armi, la linea d'attacco è mediamente buona, che me li vedrei investire un poco le scelte pesanti su pass rusher, magari un paio di cornerback, ma come ha detto Mauro, abbastanza difficile con tutto il talento che c'è. Una squadra che segue la filosofia del miglior giocatore disponibile non si prende un attaccante, perché sono così tanti gli attaccanti forti che, volente o nolente, ti imbatti in un attaccante disponibile che è effettivamente il miglior giocatore disponibile. Quest'anno c'è molto squilibrio, nel senso che più rispetto agli anni scorsi i difensori non sono allo stesso livello degli attaccanti, è proprio palese in tutti i ruoli praticamente. Ci sono però, secondo me, un paio di squadre che potrebbero, non dico le prime tre, veramente no, non ci scommetterei, ma le prime due è possibile, e sono siccome Titans e Packers per un motivo: entrambe hanno un nuovo defensive coordinator, Dennar Williams Wilson i Titans e Jeff Hafley i Packers, e molto spesso quando arriva un nuovo defensive coordinator si tende anche ad accontentarlo,
e quindi non escludo che i Titans vadano per un cornerback e un edge, e invece i Packers per un defensive back, quindi o safety o cornerback e anche lì un edge. Ci possono essere altre tre squadre, vedo io, che qualcosina potrebbero darlo, ma vedo più magari due nelle prime tre, non le prime due, e sono Colts con edge safety, Steelers con cornerback e un linebacker, un defensive tackle, e Lions con cornerback, di cui sono abbastanza convinto, e poi magari un defensive tackle perché hanno preso Reader, ma che Reader gli dia tutta questa garanzia dal punto di vista fisico, che un terzo giro non si vanno a prendere un defensive tackle, secondo me potrebbe essere. Perfetto, grazie Giorgio. E con la risposta chiudiamo anche Ask Disturbo e chiudiamo anche la settima puntata dell'off season. I prossimi appuntamenti: giovedì puntata di podcast verso il draft dedicata ai ricevitori, e giovedì in tardo pomeriggio, prima serata, insomma, esce anche la newsletter, che sarà in grande parte ovviamente dedicata al draft. Quindi questi sono gli argomenti. Se non siete ancora iscritti sulla homepage del magazine, trovate il form per l'iscrizione. Un ringraziamento a Mauro, Giorgio, Mattia, Alessandro, che mi hanno fatto compagnia. Con me non ci sentiamo settimana prossima, vi sentirete con gli altri. Come ho detto, io andrò a seguire il draft, e quindi ci sentiremo poi in diretta nella notte tra giovedì e venerdì per la nostra ormai tradizionale e settennale live del draft. Da Giovanni Ganci è tutto, e ci sentiamo alla prossima puntata.